Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabbo e siamo qui su Titanfall 2 con un gameplay, ragazzi. Allora, oggi siamo qui appunto su Titanfall 2, la pre-alpha che c'è stato qualche giorno fa, a commentarvi una partita e più che altro a parlarvi di cosa ne penso di questo gioco. Venerdì alle 10 rimettono la pre-alpha sempre di Titanfall aggiornata. Dovrebbe esserci una nuova modalità, un nuovo Titan, dovrebbe essere così. E appunto oggi ce li fanno riprovare di nuovo. E che dire, ragazzi, non vedo l'ora perché già mi manca, già veramente è bellissimo questo gioco, veramente vi consiglio di comprarlo perché veramente è fantastico. Che dire, è un Black Ops 3 fatto meglio, secondo me, addirittura secondo me Titanfall 2 è meglio addirittura del primo, è veramente fatto benissimo, ragazzi, mi diverto un sacco quando uccido. E proprio mi dà una bella emozione, che tipo quando uccidi su Black Ops 3 me ne frego, invece qua quando uccidi, mamma mia, è troppo bello. E le armi sono caratterizzate veramente bene, le partite le trova subito, laggava solo il primo giorno, adesso non lagga mai, cioè da quel giorno non ho più mai laggato su Titanfall 2 e ho addirittura una pre-alpha, quindi già se iniziamo con questi predisposti già iniziamo molto bene. E che dire, ragazzi, è veramente bello. Allora, cosa c'è in questo pre-alpha che abbiamo avuto disponibile? C'erano due fucili d'assalto, due cecchini, due mitragliatrici leggere, due mitragliette e una pistola, tre lanciarazzi, due Titan, tre modalità che sarebbe pilota contro pilota, quindi niente Titan, solo appunto 8 giocatori contro 8. La modalità dominio, che è appunto, ci sono A, B e C, bisogna conquistarlo fino a 200 punti, e invece quello con i Titan, e poi una modalità dove ci sono praticamente dei bot che scendono dal cielo, da una navicella, e la squadra che li uccide di più, quindi che guadagna più soldi, vince. Tutto qua. Il bello anche di questo gioco è che chi vince deve uccidere la squadra avversaria rimanente prima che scappa la navicella. Però mi raccomando che se anche avete vinto, se crepate non respawnate. Cioè in quel momento che avete sia vinto sia che ha perso, arriva quella parte che è finita la partita, cioè nel senso che avete raggiunto il limite, chiunque persona che muore non può più respawnare, sia che avete vinto sia che avete perso. E che dire, ragazzi, poi ci sono due abilità, una che lancia delle specie di robottini kamikaze e poi un'altra che ti surriscalda l'arma, cioè te la rende più forte, che è veramente overpower, ragazzi. Cioè tipo questo fucile d'assalto, l'R201, che è overpower, l'ho fatto arrivare fino al livello 200, livello 64, sì, 200, dove praticamente vedete che più o meno 5-6 colpi con il supercharge attivo ci metti 3 colpi, ragazzi, è una cosa fantastica. E qua adesso non mi ricordo se la uso, perché questa ve la sto commentando, sia perché il problema di Titanfall 2 che ho trovato è che se la voglio registrare in live non ci riesco, mi dà problemi. E infatti anche ultimamente nel caricare video, ragazzi, c'è stato appunto la tempesta, c'è stata la grande, non la balla con l'altro, riesco più a caricare un dannatissimo video. Spero che oggi appunto ci riesca. Insomma, mi tocca di fare questo video la quarta volta che lo rifaccio, sperando che riesco appunto a farvelo vedere prima che esce venerdì la pre-alpha, perché io avrei altri 3 gameplay da farvi vedere, ma comunque. Allora, ragazzi, poi che dire, tra poco vedete anche come serie Left 4 Dead 2 nel nostro canale con Omega e Pierpaolo, poi sarebbe dei funny moments. E non vedo l'ora anche di iniziare con la serie, ragazzi. Poi tra poco riuscirò a prendere anche Resident Evil, ho lasciato un attimo, in sospeso quella serie perché volevo fare un attimo delle cose prima, provare appunto questo gioco, fare delle cose di code, preparare lo speciale 300 iscritti che ci ho messo un paio di giorni perché ho dovuto farmare della roba, mi sa che avete già inteso, e Omega pure, e quindi, ragazzi, ho avuto un po' da fare. Quindi, ragazzi, spero che comunque il gameplay vi sia piaciuto. In questa partita ho fatto un buon risultato, ho fatto abbastanza devasti, come devo dire che in Titanfall 2 riesco a fare partite migliori di COD, non se l'è mai aspettato. Quindi, ragazzi, mi raccomando, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo gioco, per me è stupendo, vi consiglio di comprarlo quando esce. E che dire, lasciate un like, noi ci vediamo domani con un prossimo video, spero di riuscire a caricarlo. Bella!